Mr. Helmet, Nolan Group, Eikma, Marco Melandri con catena e, vabbè, e braccialetti. E braccialetti. E, inizio così, tanto tu lo sai che poi come non è che scampi tanto. Quello che avevo detto nel 2012 è successo per filo e per segno nel 2013. No, è stata una stagione difficile, purtroppo ero contento veramente dei progressi fatti nel 2012 con BMW, con la squadra, e secondo me in un momento così delicato era comunque un rischio cambiare tutto. Avevo avuto dei dubbi, delle perplessità su questo cambio e purtroppo si sono tutte avverate, e abbiamo perso tempo, abbiamo perso compattezza, metodo di lavoro, strategia e velocità. Quindi quest'anno non avevamo la velocità che avevamo fine 2012, non eravamo così competitivi per vincere. Credo di essere comunque migliorato, non ho fatto nessun errore in gara, ho cercato di correre per il campionato, anche se di fatto nel 2012 ho fatto errore solo le ultime tre gare dove la situazione del box era difficilissima, perché i ragazzi sapevano tutti di essere a casa e la pressione, il peso che sentivo sulle spalle non era quello di lottare per il campionato, ma era quello di dover aiutare la squadra come loro hanno sempre aiutato me. Senti, organizzativamente non ti tornavano le cose, giusto? Sin da lì, cioè, tu hai detto forse questa configurazione, questo passaggio, non... prima di andare ai dettagli tecnici, insomma, se si può poi... Sai, secondo me un team ufficiale deve ricevere il materiale dalla casa. Noi, da che correvamo direttamente con BMW nel 2012, siamo passati ad avere una logistica esterna separata dove dovevamo anche svilupparci internamente la ciclistica, e questo secondo me è stato un passo sbagliato e fondamentale, perché comunque non avevamo la struttura per farlo, avevamo le persone in gamba per farlo sicuramente, ma non avevamo la struttura. Abbiamo corso metà della stagione senza sapere, senza mai misurare un telaio piuttosto che, quindi è stato difficile. Ogni volta che cambiavamo telaio perché raggiungevamo i chilometri o prendevo una botta, la moto non era la stessa, non tornavano i conti, perché comunque non avevamo in mano veramente i dati di quello che guidavamo, e comunque il telaio deve essere fatto per andare con il motore. Era difficile perché noi avevamo BMW che stava lavorando a pieno ritmo sul motore elettronica, dove avevamo fatto dei piccoli passi in avanti, ma non riuscivamo a stare al passo con il telaio e non riuscivamo nemmeno ad avere una stabilità. Quindi secondo me abbiamo disperso troppe energie e non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Io sono, cioè, questa cosa del telaio tu l'hai comunicata subito, perché hai fatto subito delle scelte anche, diciamo così, che guardavano indietro. Cioè, cosa ti hanno risposto quando tu hai fatto delle obiezioni, che immagino avrai fatto col tuo gruppo di lavoro? Ma sai, io fin da quando si parlava di cambiare logistica ero molto perplesso su questa strategia, e ne ho parlato sia con i tedeschi del ricerca e sviluppo che con il nuovo capo di BMW Moto, piuttosto che con il nostro capo progetto della Superbike. E ai ragazzi di Monaco sarebbe piaciuto riuscire a portare avanti lo sviluppo anche del telaio. Purtroppo l'ordine veniva dall'alto per una serie di accordi con chi gestiva la struttura, quindi non potevamo fare nulla, però era inevitabile un passo indietro. Senti, diciamo che dal punto di vista della vittoria, tu hai parlato per primo, l'abbiamo avuto la vittoria dopo tanti anni di tentativi, quest'anno ne hai vinte tre, anche Chaz. Lì come, una domanda un po' personale, però insomma poi decidi tu, come ve la siete gestita nel garage all'interno, cioè i due gruppi di lavoro, come funzionava? Tu hai espresso un po' delle perplessità sulla paternità del lavoro, insomma, cioè hai detto io facevo le cose, i miei setup erano un po' ripresi. Cioè, come... No, quello ci sta, non è un problema, voglio dire. Ogni volta che comunque noi trovavamo una strada veniva seguita, ma quello ci può stare, capito? Nonostante Charles fosse più alto di me, alla fine usava appena giusto 2 mm di boccole più avanzate di me, perché è un po' più lungo. Però sicuramente noi potevamo vincere più gare. A Nürburgring ero in testa, è stata fermata, non l'ho vinta. Gara 2 invece era in testa
è stata fermata prima dell'ultimo giro dando la vittoria a Charles quando poteva succedere di tutto. Sicuramente non è stato un anno nemmeno fortunato, però abbiamo fatto del nostro meglio, il nostro livello era quello, stare lì, lottare per la vittoria, sfruttare, diciamo, le difficoltà degli altri, riuscire a vincere, ma non avevamo quel passo che avevamo nel 2012, dove spesso riuscivamo a fare il ritmo e a vincere. Tu ovviamente l'anno scorso hai, tra virgolette, rischiato di andare in Aprilia già in altre occasioni e poi ti sei diretto verso BMW, che comunque io lo so che non è stata una scelta basata sull'accontentarsi, perché poi alla fine c'era veramente la voglia di fare delle cose. Ti sei pentito subito, hai capito delle cose, hai già iniziato a pensare a un cambiamento con la testa, cioè come te lo sei vissuto questo campionato, che mi sembra di capire ti ha anche dato un bel po' di problemi fisici che insomma certo non hanno aiutato. No, è vero che quando scelsi di andare in BMW ero molto molto vicino ad andare in Aprilia, poi all'ultimo decisi di rischiare questa esperienza nuova, di cui comunque sono molto contento perché ho lavorato con persone fantastiche, ho fatto un'esperienza importantissima e ti dico, il 2012 rimane una delle stagioni più belle di sempre per me, dove parlo a livello personale, dove comunque ho lavorato con gente che mi ha seguito, eravamo un gruppo vero e abbiamo fatto cose fantastiche, perché la BMW non aveva mai vinto, ne abbiamo vinto 6 gare e ci siamo giocati il mondiale fino alla fine. 2013 ti dico, purtroppo mi aspettavo grosse difficoltà. Così è stato, era difficile perché non sentivo un gruppo amalgamato, noi nel garage lavoravamo al 100% per avere il risultato, ma ci vuole comunque, voglio dire, anche un leader che ci porti, diciamo, a riuscire a sfruttare tutto al meglio. E non è stato facile, nonostante Monaco i ragazzi della ricerca e sviluppo lavorassero veramente bene con noi. Senti, diversamente da BMW, che ha speso un sacco di soldi, veramente tanti, per non riuscire purtroppo a concretizzare nulla a livello di vittoria finale, di mondiale, a parte insomma ovviamente le belle prestazioni, vai a lavorare con Aprilia, che invece pare che tutto quello che tocchi qua o quasi diventa vittoria. No, loro sono una casa piccola, hanno vinto tipo 50 mondiali, 52, sì, ecco, sì. Ogni volta che fanno qualcosa entro breve vinco, dal Motard, anche al Superbike ci erano andati vicino tanti anni fa, poi sono tornati, hanno vinto, adesso vogliono fare la magia, cioè cambia tutto il feeling, lì la guida tecnica c'è. Qui si chiama Aprilia Racing, quindi proprio un'azienda racing, è più, sicuramente più piccola, ma più, diciamo, c'è il necessario. Mi sono subito trovato benissimo fin dal primo giorno che sono rientrato, ho trovato la stessa mentalità racing di 10 anni fa e la voglia di fare, ho trovato un bel garage, due ragazzi già lavoravano con me ai tempi, sto iniziando a conoscere adesso Romano Albesiano, che mi sembra molto stimolato e voglioso di fare, così come ho visto Colanino, anche molto, molto motivato, e credo che abbia preso ancora più consapevolezza di quanto sia importante il racing, perché comunque qui ad ECMA l'apertura ha spinto molto su Aprilia, ha spinto molto sul futuro che avrà Aprilia, quindi per me sarà un progetto difficile, pesante, ma fare parte di un progetto così imponente, tutto italiano, è un orgoglio sicuramente importante. Scusa se te lo dico, ma nel tuo caso il futuro, quando vai in un team, adesso senza che ti tocchi, però... Cioè, perché veramente noi ogni volta facciamo interviste, cioè abbiamo cominciato con Aia, adesso tu lo sai che qualcuno poi lo dice, non è vero, non è se cazzo, ma Melandri, però cioè... Ma sai, ma alla fine invece, per dire, non sempre è una sfiga, perché comunque quest'anno è stata forse una fortuna, perché non ho dovuto neanche cercare di migliorare un po' le cose, andare avanti con BMW o cambiare, quindi diciamo mi ha aiutato, in più bene o male anche la squadra si è più o meno sistemata, adesso ho visto anche l'ultima mossa di Silvano, direi che siamo andati tutti bene. Spiegaci un po', cioè lì come funziona Silvano, tu qual è il tuo gruppo di lavoro, come... No, però nel senso che, vuol dire, l'ingegnere comunque ha trovato un buon posto in Ducati, okay, dove, sì, certo, dove è considerato quello che merita. Silvano addirittura ha fatto un salto, diciamo, in avanti, certo, perché da me è passato in Yamaha MotoGP, certo, piuttosto che anche gli altri ragazzi stanno trovando dei posti interessanti, quindi vuol dire
non sempre, come dice appunto il Verga, problema opportunità, non sempre, sempre le sfighe diciamo sono dannose, ma a volte serve diciamo un po' per fermarsi, guardarsi attorno e cercare di fare un salto in avanti. Dettagli sul tuo gruppo di lavoro, nomi, ancora formazione. La squadra non è definita, però comunque voglio dire, io ho preso in mano quello che era il pacchetto di Lagarty, un paio di persone sono andate con lui, stiamo vedendo assieme ad Aprilia come diciamo chiudere il gruppo, però ho piena fiducia in Aprilia perché come ho detto la mentalità resta. Senti, mi fanno dei brutti segni con la mano, devo di tagliare, ma perché tu devi andare a fare un lavoro qui che si chiama PR e incontrare i fan. Io ti ringrazio, è sempre pazienza, e sai che ti faccio anche delle domande schifose, ma tu rispondi sempre con eleganza. E ti saluto, ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo. Grazie a Marco Melandri. Ciao a tutti, grazie. Grazie Marco. Grazie, andiamo là però a fare la foto.